I piani individuali di risparmio sono una nuova forma di investimento dedicata alle persone fisiche residenti in Italia. Sono stati creati con l'obiettivo di canalizzare una maggiore fetta del risparmio delle famiglie italiane verso l'economia reale, favorendo l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, in particolare di quelle medio-piccole. Il PIR è una sorta di contenitore fiscale che può assumere svariate forme, come ad esempio una gestione patrimoniale, un fondo come l'investimento o una polizza assicurativa, ma che soprattutto prevede interessanti agevolazioni fiscali per l'investitore, a patto però che vengano rispettati determinati limiti di importo, nonché vincoli di composizione e detenzione del patrimonio. Infatti, ogni risparmiatore può detenere esclusivamente un PIR e vi può versare un importo massimo di 30.000 euro l'anno per un importo complessivo massimo di 150.000 euro. Il 70% del patrimonio del PIR deve essere investito in aziende italiane e a sua volta il 30% di queste società non deve essere ricompreso nell'indice principale della borsa italiana o in indici equivalenti. Ciò significa che il 21% del patrimonio del PIR è investito in piccole e medie imprese. Le somme che restano investite in un piano individuale di risparmio per almeno 5 anni usufruiscono di un'esenzione totale dalla tassazione delle rendite finanziarie e dall'imposta di successione. Quando si valuta un piano individuale di risparmio, non ci si deve però limitare a considerare questi allettanti benefici fiscali, ma bisogna comunque tenere in considerazione il fatto che per la sua natura si tratta di uno strumento finanziario molto concentrato sul mercato finanziario italiano, pertanto meno diversificato di altri. Anche per questo motivo è assolutamente fondamentale affidarsi a un consulente specializzato che preventivamente condurrà un'analisi del profilo e degli obiettivi del risparmiatore.